Attenzione! Dobbiamo andare via, venuto. Io basta. Guarda, due persone. Basta io. Buongiorno, io vorrei sapere chi ha avuto questa iniziativa alle ore 8:30. I problemi sono seri. O soffre di insonnia o dorme poco. Adesso chiedo scusa per il lessicale, però quando ci vuole ci vuole. Molti giocatori hanno superato i 50, che effetto fa? Un effetto bellissimo, perché la manifestazione è veramente bella, divertente, soprattutto mi piace dopo ogni punto c'è sempre un piccolo spezzone enogastronomico e comunque complimenti per la vostra manifestazione. Life is life.
adesso vi presentiamo alcuni dei partecipanti della compagine greca che hanno partecipato a queste Olimpiadi. Your name? Lambros Kitskios. Vlasis Kotsfas. Michalis Dominas. Vasilis Kotsinis. Come va la partecipazione a questo torneo? Mentre l'anno scorso avevamo una grande squadra composta da 8 persone, quest'anno siamo arrivati in 15. Certamente questo significa qualcosa. L'anno scorso, come quest'anno, vogliamo vivere questa esperienza con il vostro bel torneo, il torneo delle arbitriadi. L'ho già detto. Qual è la vostra opinione sul torneo? Tutto perfetto, con una sola eccezione, le zanzare. Ma queste le possiamo dimenticare e tenerci le cose buone. Confermo quello che dice. Vuoi aggiungere qualcosa sul torneo? Tutto perfetto. Come si dice? Evento? Event. And we hope to spero di tornare anche il prossimo anno. The next day, next year again. Okay, thank you. La tua opinione? First time I'm here. È la mia prima partecipazione e mi piace molto bene. Perfetto. And you? Yes. Ma tu sei un giocatore molto bravo. Ho visto come giochi e non sei un arbitro, ma un bravo giocatore. Arbitro, prima arbitro e poi giocatore. Thank you very much. Have a nice day. Franco, un grande atleta, una delle colonne per anni del movimento pallavolistico italiano. Innanzitutto grazie di essere qui tra noi. La prima domanda classica, meglio giocare o meglio arbitrare? Beh, per me giocare, perché lo sapevo fare meglio. Sicuramente arbitrare è difficile, bisogna stare molto concentrati, ci sono molte situazioni da valutare, è stata però una bella esperienza. E invece il livello che hai trovato? Beh, il livello pallavolistico buono, discreto, anche quello si sentono ancora i cori qua. La parte più difficile di oggi è stata proprio gestire le due squadre, la tensione che nonostante tutto c'era in campo, perché era tensione vera. Ti aspettavi un livello così da arbitri? No, sinceramente no, pensavo che sapessero giocare di meno, però questi qui sono i migliori d'Italia come rappresentative di arbitri, quindi le arbitriadi che vanno avanti per diversi mesi così hanno portato in finale due squadre che giocano una buona pallavolo. Se poi stessero anche un po' più tranquilli, pensassero meno all'arbitro quando giocano e a quello che devono fare in campo, però quello è da giocatori. È che adesso tu non giochi, altrimenti avresti imparato qualcosa. No, sicuramente si impara, perché stare lassù sul seggiolone si capisce quanto è difficile per chi sta là a gestire la partita, e forse dopo un giocatore stando in campo può aiutare l'arbitro, quando anche qui ci sono stati dei bei gesti di fair play, quando i giocatori hanno chiamato delle toccate che io sinceramente non avevo visto, quindi mi hanno aiutato nell'onestà della partita. Bene, di nuovo grazie della tua presenza. Grazie a te, è l'ultima volta che vado lassù sul seggiolone.
seggiolone. Ciao a tutti, arrivederci. Bertoli, ha detto che siete un po' indisciplinati come arbitri. Vabbè, dobbiamo andare di nuovo a scuola, evidentemente non va bene. Però vabbè, diciamo che ci sta nel gioco. Siamo anche consapevoli del fatto che abbiamo un poco accelerato dove non dovevamo. Però dobbiamo fare, il fine giustifica i mezzi. Quando è che smettete di perdere con Napoli? Niente, è una maledizione che ci vede sempre in finale con una costante e purtroppo 3 volte su 4 ci vede perdenti. Niente, speriamo di non replicare il prossimo anno. Direi che queste arbitriadi continuano ad essere un bel banco di prova per gli atleti arbitri. E invece per il torneo dell'Over 40? Ecco, poi c'è questa bella esperienza che stiamo facendo per l'ottava volta con le vecchie glorie o ancora glorie dell'arbitraggio, che, dove c'è più mangereccio che gioco. Devo ringraziare la Federazione Romana che ci ha concesso di organizzare questa manifestazione. Quando me l'hanno proposto i miei arbitri ancora un anno fa, ho detto beh, siamo pronti, Venezia è sempre disponibile a organizzare manifestazioni. Questa era particolare perché è una cosa dedicata al settore arbitrale, un settore che noi dedichiamo molto tempo, abbiamo investito molto in questi ultimi anni, abbiamo avuto dei bellissimi risultati creando una squadra giovane di ragazzi anche capaci, competenti, e quindi direi che era una maniera giusta e doverosa come Comitato Provinciale di Venezia onorare la categoria con questa manifestazione che è riuscita benissimo e che ha dato delle bellissime soddisfazioni a tutti i partecipanti.